benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana in Palazzo del Pegaso con le iniziative del Consiglio regionale. In primo piano in questa puntata senz'altro il tema dell'affettività in carcere alla luce dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale, un convegno proprio in Palazzo del Pegaso si è occupato di questi argomenti. Operatori della giustizia, avvocati, garanti, associazioni ed esperti si sono confrontati in Palazzo del Pegaso sul tema dell'affettività nelle carceri a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e familiari. Al convegno è stato inoltre ricordato come la Toscana avesse presentato nel 2020 una proposta di legge per regolamentare l'esercizio del diritto all'affettività in carcere che aveva investito la precedente legislatura nazionale, senza però che ne venisse dato alcun seguito. Nell'ottobre 2023 il garante regionale ha trasmesso nuovamente l'atto normativo all'Assemblea Toscana perché possa di nuovo essere votato come proposta di legge di iniziativa regionale. Penso che ogni regione misuri la qualità della propria democrazia nel livello in cui le nostre carceri oggi vivono, nel livello in cui i detenuti riescono ad essere reinseriti, in come loro possono vivere all'interno delle proprie carceri la propria affettività. È un livello su cui ognuno di noi deve dare un proprio contributo perché possa essere migliorato. Viviamo un tempo complesso e penso che iniziative come queste possano aiutare anche ad indirizzare, a cercare la direzione giusta. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché ogni detenuto possa ricercare e ritrovare una vita diversa da quella che ha preceduto il suo arrivo in carcere. È un problema da sempre fondamentale, tra l'altro affrontato in quasi tutto il mondo con molti aspetti anche positivi sulla detenzione, che è stato riportato alla ribalta della nostra attenzione da una sentenza della Corte Costituzionale numero 10 di quest'anno, la quale ha sancito che il diritto all'affettività, per affettività intendiamo tutto, dalla famiglia in là, sia un diritto imprescindibile della persona umana e quindi adesso non possa essere derogato neanche nella fase della detenzione. I detenuti ovviamente chiedono l'attuazione della sentenza, chiedono ovviamente il riconoscimento dei diritti, quindi il diritto all'affettività, che è un diritto che ovviamente dopo questa sentenza emerge ancora più necessario di attuazione. È chiaro che c'è una difficoltà effettiva nel portare in attuazione questa sentenza, in quanto ci sono le problematiche, come poi dopo diremo durante il convegno, relative agli spazi, relative alle risorse economiche anche dello Stato e del Paese, che comportano ovviamente una difficoltà nell'attuazione di quello lì che è il pronunciamento della sentenza. Questo è quello che chiedono i detenuti, diciamo. Quindi l'attuazione della sentenza è la possibilità di avere degli incontri affettivi in un certo senso, che adesso non sono di certo garantiti. Il momento dell'incontro del colloquio intimo è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale come un momento essenziale anche rispetto alla finalità rieducativa delle pene. Se le pene hanno come obiettivo quello di riportare all'esterno una persona migliore, più in grado di dare il suo contributo alla società, è necessario che noi lavoriamo su cosa trova il detenuto all'esterno. Allora, mantenere i rapporti con il nucleo familiare, il che può accadere anche attraverso degli incontri intimi che sono di natura sessuale, ma più in generale degli incontri non sottoposti a uno sguardo esterno. Ecco, questo, tutto questo può servire per rendere più presente la famiglia all'interno dell'istituto penitenziario e rinforzare i progetti di futuro delle persone detenute.
È stata molto importante la portata di questa sentenza, soprattutto anche per enfatizzare quello che è il ruolo, l'importanza anche dei diritti costituzionalmente garantiti che già da tempo a livello europeo sono sempre stati affermati, e questa era sempre stata la direzione. Sotto questo profilo anche AIGA si è sempre battuta per l'affermazione dei diritti costituzionali della difesa e della libertà e della dignità personale della persona anche in una situazione di detenzione, e questo dà a noi anche avvocati la possibilità di lavorare e di interagire noi come anche associazione con le competenti istituzioni per poter far sì che i principi fondamentali di questa sentenza possano poi essere attuati nella pratica. La Fondazione Michelucci, dietro mandato dell'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei detenuti, aveva svolto questa ricerca sugli spazi per l'affettività già nel 2021, a seguito della proposta di legge mossa dalla Regione Toscana in Parlamento. Avevamo fatto un lavoro in piena pandemia e quindi un po' limitato nella ricerca degli spazi. Quello che emergeva era una situazione dove ancora gli spazi effettivamente utilizzabili per l'affettività o la sessualità di fatto non esistevano e non esistono neanche oggi. Ovviamente ci sono spazi legati all'esercizio delle relazioni, agli incontri con i familiari. Quello che in estrema sintesi si può dire rispetto agli esiti di quella ricerca è questo: sostanzialmente c'è bisogno di creare, soprattutto oggi che la sentenza della Corte riapre il tema e lo riapre in maniera forte, creare degli spazi reali dove possano esercitarsi il diritto all'affettività, ma anche l'incontro con i minori, tra genitori, eccetera, e anche l'affettività, la sessualità. E in Consiglio regionale è stato illustrato anche il bilancio delle attività nell'ultimo anno portate avanti dal Corecom della Toscana. Vediamo. Dal Corecom Tour, che ha permesso di far conoscere le funzioni del Comitato regionale nelle province toscane, alla risoluzione delle controversie che ha consentito di restituire oltre 800.000 euro a cittadini e imprese della Toscana, dal patentino digitale delle scuole alla vigilanza sulla par condicio. Sono diverse e significative le azioni portate avanti nel mondo delle telecomunicazioni e nel sistema dei media locali dal Corecom della Toscana, ad un anno dall'insediamento del nuovo comitato, di cui è presidente Marco Meacci, avvenuto il 29 giugno del 2023. Il bilancio dell'attività degli ultimi 12 mesi è stato illustrato in Palazzo del Pegaso. È stato l'anno della ripresa dell'attività, dell'insediamento del nuovo comitato, che ha lavorato in modo molto corale, molto con grande unità di intenti, sempre all'unanimità, e abbiamo così avviato una serie di iniziative. Una è quella di far conoscere ulteriormente il Corecom in tutta la Toscana. Abbiamo inaugurato questo Corecom Tour in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPI, e che ci ha permesso di venire in contatto con tante realtà, sia degli operatori dell'informazione, ma delle istituzioni, delle scuole, delle imprese, in modo da far conoscere i tanti servizi e tante attività che il Corecom svolge. Poi abbiamo fatto vari momenti formativi in vista della par condicio con l'Ordine dei giornalisti, abbiamo messo in piedi 4 iniziative in tutte le aree più importanti della Toscana di formazione per la par condicio, che chiaramente è stato uno degli impegni maggiori degli ultimi 2 mesi della campagna elettorale. Il Corecom ha svolto una funzione di vigilanza, di controllo, per garantire il pluralismo e l'equilibrio, in particolar modo anche per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. In gran parte poi ci sono stati adeguamenti spontanei da parte delle varie amministrazioni, per cui un rapporto molto di collaborazione e di interazione. Poi abbiamo messo in piedi varie iniziative, vari bandi che continueremo, e poi diciamo che oltre alle tante attività svolte, in prospettiva già stiamo lavorando sull'autunno. In particolar modo a fine settembre, inizio ottobre, ospiteremo un convegno nazionale organizzato insieme ad AGICOM su tutto il tema delle conciliazioni telefoniche, che è uno dei grandi settori di maggiore impegno
del Corecom. E poi faremo gli stati generali dell'informazione, abbiamo già dato l'incarico a IRPET di fare un'indagine conoscitiva e ricognitiva su tutto il sistema dell'informazione in Toscana. E poi anche rispetto alle conciliazioni, fra l'altro sottolineo che in questo anno sono stati restituiti oltre 800.000 euro ai cittadini e alle imprese attraverso le conciliazioni, l'83% si è addivenuti a degli accordi attraverso questa fase, però vogliamo far conoscere sempre di più questo servizio che non sempre i cittadini conoscono, che è un servizio gratuito che Corecom svolge, per cui sulla falsariga del Corecom Tour poi faremo anche una specie di concilia web tour in Toscana, almeno in alcune delle realtà più importanti e più significative. Sottolineo con particolare soddisfazione a nome di tutto il Comitato anche del rapporto molto positivo sia con la quinta commissione consiliare che con il Consiglio regionale, visto che gli ultimi atti del Corecom sono stati approvati sempre all'unanimità all'interno del Consiglio. Per cui vogliamo continuare ancora con più impegno, con più entusiasmo, perché appunto il Corecom può svolgere una funzione importante a servizio di tutta la comunità toscana. In Palazzo del Pegaso la presentazione di un libro dedicato all'intelligenza artificiale e alle decisioni che l'uomo può prendere grazie alle nuove tecnologie dal titolo Digital Sapiens. Opportunità e problemi dell'intelligenza artificiale. È questa la sfida di cui si occupa il libro Digital Sapiens, scritto da Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci, presentato in Palazzo del Pegaso. Se le sfide che l'intelligenza artificiale ci propone sono entusiasmanti, resta forte l'incertezza di fronte ad una domanda cruciale. Fino a che punto le nostre decisioni possono essere governate da uno strumento digitale? Gli autori rispondono a questo interrogativo, illustrando i benefici e i pericoli insiti nell'interazione tra uomo e intelligenza artificiale. Il libro discute di intelligenza artificiale, ma ponendosi una domanda: che cosa cambia nel nostro modo di decidere? Ovvero non le decisioni che l'intelligenza artificiale può assumere in modo autonomo qualche volta, ma come cambia il nostro modo di decidere impiegandola. Non è semplice, è complesso, ma per prospettive e scenari molto nuovi che sono l'oggetto che indaghiamo. È interessante osservare che attendere, vivremo di un cervello bioelettronico che si integra con quello biologico e che ci fa scoprire o ci sta facendo scoprire dimensioni in cui le decisioni dai Sapiens non sono mai state assunte in questo modo. Questo libro si propone non tanto di essere un libro di divulgazione sull'intelligenza artificiale, ma un libro di divulgazione per fornire ai lettori e alle lettrici gli strumenti per rispondere a tre domande fondamentali della nostra contemporaneità: che cos'è l'intelligenza artificiale, che cosa sono le nostre decisioni, i nostri processi decisionali e come l'intelligenza artificiale impatta sui nostri processi decisionali, quali sono i rischi e soprattutto quali sono i rimedi a questi rischi. Mi pare che questo contributo ci aiuti ad essere consapevoli, a non avere paura, ma a ragionare su che cosa sta accadendo attorno a noi, usare in modo consapevole le nuove tecnologie e saper riconoscere qual è lo spazio reale di autonomia rispetto alle scelte. Un contributo che naturalmente, in mezzo a tanta altra letteratura che in questo periodo si diffonde, e noi sappiamo anche che le nostre imprese, per esempio, sono state molto incoraggiate all'uso delle nuove tecnologie, in modo particolare l'intelligenza artificiale. Nell'ultimo bando servizi avanzati e qualificati, oltre la metà dei progetti presentati dalle imprese toscane erano proprio legate all'intelligenza artificiale, quindi non c'è soltanto curiosità, c'è la consapevolezza che rendere più automatico un processo produttivo aiuta a far crescere la produttività, ma proprio perché è pieno di insidie è bene che sia un utilizzo consapevole. Questi dunque erano i principali argomenti della puntata con le principali iniziative degli ultimi giorni in Consiglio regionale. L'appuntamento con la voce del Consiglio è come sempre per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.